Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuova puntata oggi mercoledì 30 ottobre di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, benvenuti su Milano All News, e lo vedete già dalla nostra banda quest'oggi parliamo del Teatro Guanella, perché insomma, lo sappiamo, sono nostri amici, compagni di viaggio, compagni d'avventure, e poi vabbè, vi diremo anche che ci potremmo incontrare proprio al Teatro Guanella in occasione dei Milano Storytelling Awards, ma ne parliamo dopo, lo facciamo insieme a Roberto Bob Fantucci. Buongiorno a tutti, Buongiorno, sai che buongiorno. ci tengo a chiamarti Bob, Ma io mi chiamo Bob, quindi d'accordo. perfetto, che oggi ci ha portato, perché proprio non fisicamente, perché so che è impegnato, anzi lo ringraziamo tantissimo, un ospite telefonico che abbiamo in collegamento, che è Gianfranco D'Amato, manager musicale. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Fabio, buongiorno Bob. Grazie mille di essere con noi. Allora, Bob, perché hai voluto fortemente che Gianfranco fosse qui con noi oggi? Beh, ho voluto che fosse fortemente qui con noi perché con lui abbiamo trovato, con un po' di fatica, però ci siamo riusciti, abbiamo trovato il modo di portare dei personaggi importanti al Teatro Guanella, grazie a lui, grazie al lavoro di tutti, e saranno con noi con due eventi prettamente musicali. Insomma, Gianfranco, grazie allora di aver portato, diciamo, a un livello ancora più alto la grande professionalità del Teatro Guanella. Intanto grazie a voi e sono io a ringraziare il Teatro Guanella perché da appassionato di musica di qualità, quello che riscontro e che un po' riscontrano in tanti quelli che amano la musica di un certo tipo, c'è bisogno di questa musica, e quindi visto che la visibilità di alcuni tipi di artisti e di un certo tipo di musica sui mezzi di informazione principali in questo momento è un po' deficitaria a vantaggio insomma, di modalità musicali che sono molto moderne e che magari non piacciono a tutti, ecco, siccome c'è questa difficoltà, trovare chi organizzi poi dei live, dei concerti di qualità è sempre una bella cosa e quindi ho aderito con molto piacere all'invito del Teatro Guanella per proporre alcune serate, spero che poi ce ne siano anche altre in futuro. Dopo poi entreremo nel vivo e capire appunto quali sono queste serate. Però Gianfranco, io voglio sapere appunto da uno che lavora nel dietro le quinte come te, com'è fare il manager musicale? Come sono questi artisti? Ma guarda, io ho questa esperienza un po' particolare di essere entrato in contatto con questo mondo pochi anni fa perché ho scritto un libro che racconta la musica degli anni 70, 80 attraverso il racconto proprio dei diretti protagonisti. Quindi ci sono entrato un po' da appassionato, no? Da appassionato che aveva in camera da ragazzino i poster di certi artisti e che poi si è ritrovato a essere amico, loro manager, organizzare le serate. Quindi è un'esperienza molto particolare. Beh, loro sono quelli con cui ho a che fare io sono tutti degli amici, sono tanti, ma sono grandi amici a partire da Mara Maionchi, che è una delle principali amicizie che ho, e poi tutti gli artisti che ho conosciuto nello scrivere questo libro. Sono fantastici. L'altro ieri ero con Alberto Fortis, di cui sono manager, per una registrazione in studio. Abbiamo fatto decine e decine di concerti in giro per l'Italia in questi anni. Quando vedi questi artisti che poi si mettono dietro la tastiera, tu li hai sempre visti sul poster in camera, li ascoltavi nei dischi, scopri un mondo fantastico. Tu poi parlavi di una musica, dicevi appunto anni 70-80, che però continua a mettere vittime, da dire, cioè continua ad avere fan di tutte le età. Eh sì, perché intanto c'è il fatto che quella musica sopravvive, perché poi ognuno ha i suoi gusti, ma come dico sempre io, è il tempo galantuomo che fa giustizia, no? Noi oggi ascoltiamo, dopo 40 anni ancora, della musica degli anni 70, per esempio. Chissà se la musica che ascoltiamo oggi e che è in classifica oggi, l'ascolteremo ancora fra 40 anni. Ma poi c'è un'altra cosa importante, questi artisti stanno continuando a fare musica, con difficoltà perché appunto, i trend sono diversi e quindi è difficile che venga evidenziata nella maniera opportuna. Per questo i live e i concerti sono il veicolo migliore. Il fatto che Se continuano a voi fare magari entriamo musica anche un po' nel comunque. dettaglio di questi due concerti che abbiamo organizzato al Guanella, quando volete, io
sono pronto anche a entrare un po' più nel dettaglio. Infatti volevo appunto chiederti questo appunto, allora entriamo appunto nel dettaglio, cosa ci dobbiamo aspettare da queste due serate e che serate sono? Allora, devi aspettarti serate di grandissima musica con dei nomi che non sono nomi di molto molto conosciuti al grande pubblico, perché sono autori, sono musicisti, ma che hanno scritto pezzi fondamentali della storia della nostra musica. La prima serata che avremo vede protagonista Massimo Luca il 15 novembre. Massimo Luca è un musicista cui amo sempre dire, a parte che è un caro amico, ma lo presento dicendo che è praticamente impossibile che chiunque con chiunque io stia parlando non abbia in casa con un MP3, una cassetta in cui suona Massimo Luca. Perché? Perché Massimo è stato uno dei principali chitarristi italiani e soprattutto vanta una serie impressionante di collaborazioni, tra le quali quella fondamentale con Lucio Battisti. Praticamente possiamo dire che in quasi tutte le registrazioni, le incisioni dei dischi di Lucio Battisti, la chitarra è quella di Massimo Luca. Tanto per capirci, Massimo Luca è uno dei musicisti che compare nella scena televisiva più importante della storia della musica italiana, che è quella famosa di Studio 10, in cui Lucio Battisti e Mina fanno uno special di 10-15 minuti in TV, una cosa mai più replicata, mai più successa. Ecco, Massimo Luca è uno dei musicisti dietro di loro che suona la chitarra. Quindi grandissima esperienza, grandissima conoscenza del mondo della musica. Lui ha collaborato appunto con Battisti, ma con tutti i più grandi, ne dico alcuni: De André, Mina, Loredana Bertè, Guccini, Paolo Conte, Fabio Concato, Branduardi, Bennato, Dalla, Ron, di tutto. E lui ha, tra l'altro, poi anche autore, ha scoperto Grignani, ha collaborato con lui al disco fondamentale di Grignani, Destinazione Paradiso, ha scritto Goldrake, cioè un artista veramente a 360 gradi. Stavo guardando la locandina dell'evento, Gianfranco. Stavo guardando la locandina dell'evento e mi è venuto a fare un'altra locandina anche insieme, che sono due appunto le serate, giusto? Sì, sono due. Nella prima serata l'evento è con Massimo Luca, okay, che insieme a due compagni di lungo corso, due grandi musicisti, Gianni Dall'Aglio, batterista anche lui di Battisti, e con Franco Malgioglio, bassista, propongono il nostro canto libero, cioè la carrellata di tutti i grandi successi di Lucio Battisti suonati e cantati dalle persone che hanno inciso quelle canzoni, che le hanno fatte all'epoca con lui. Esatto. E poi c'è Quindi... i migliori anni della nostra vita, vedo. Scusami? Poi vedo che c'è i migliori anni della nostra vita, un'altra serata. Oh, allora lì passiamo alla seconda serata, primo dicembre, domenica, e il protagonista è Maurizio Fabrizio. Anche lui è un nome che non è molto conosciuto ai più, ma grande autore, grandissimo musicista, storico della famosa Come il Vento, la casa discografica dove c'erano Bruno Lauzi, Mia Martini, Fratelli La Bionda, da cui sono usciti decine di capolavori. Ecco, Maurizio propone uno spettacolo che, appunto, come dicevi tu, solo dal titolo ti fa capire un po' di che cosa stiamo parlando. Sì. Lo spettacolo si chiama I migliori anni della nostra vita, perché i migliori anni della nostra vita, che poi è diventato format televisivo e anche un modo di dire proprio della nostra società per ricordare il nostro passato e la musica del nostro passato, è una canzone che appunto ha scritto lui, musicista, insieme a Guido Morra, che ha scritto il testo. Allora, lo spettacolo di Maurizio si snoda attraverso una decina dei, non so, centinaia di grandissimi pezzi che lui ha scritto. Lui li esegue con la moglie, che è Katia Starita, e con un nutrito gruppo di grandi musicisti. C'è Ella De Bandini, uno dei più famosi batteristi italiani, Gigi Cappellotto, bassista che ha inciso per tutti i più grandi, Emiliano Begni al pianoforte, Adriano Martino alla chitarra. Un assaggio di questo spettacolo, tra l'altro ricordo che Maurizio è uno di quelli che ha partecipato al Festival di Sanremo più spesso, addirittura con 34 canzoni scritte da lui, e l'ha vinto due volte. E, non so, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, Storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, Sarà quel che sarà, vincitrice a Sanremo, Tiziano Rivale, Acquerello di Tocchigno,
Vai Valentina di Ornella Vanoni, ce ne sono tantissime, tantissime. Ovviamente si chiude con I migliori anni della nostra vita, che è l'emblema della sua carriera. Non spoilerarci niente, Gianfranco, però, della serata, mi raccomando. Va bene. No spoiler. Va bene, Gianfranco, io ti ringrazio tantissimo veramente per questo collegamento, per averci raccontato tutto quello che potremo incontrare al Teatro Guarnella, ma che poi dopo, comunque, adesso poi con Bob andremo a vedere ancora più nello specifico. Grazie mille davvero e complimenti per il tuo lavoro. Beh, grazie a voi per l'ospitalità e spero di averti, Fabio, insieme al team della tua trasmissione da noi in teatro. Ci vedremo presto allora, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille davvero a Gianfranco D'Amato, manager musicale, che appunto ci stava raccontando queste interessantissime serate che avete messo nel, e l'abbiamo anche visto passare, il palinsesto, il calendario, come si chiama? La stagione, la stagione, locandina, ecco, della la stagione. Grazie che mi sei venuto in aiuto, di questa grande stagione appunto al Teatro Guarnella. Come sempre ricordiamo Teatro Guarnella, che divide la sua stagione in varie ed eventuali, dovrebbe dire, no? Per tutti, sì. Per tutti, giusto? Per tutti, assolutamente. Il solito discorso del codice colore che aiuta quando uno prende in mano la locandina della stagione. Che è lo stesso codice colore che si usa in ospedale, però è molto più, sì. È molto meglio qua, devo dire, no? Cioè, questo ti fa star bene subito tutti. È immediato, uno dice, vabbè, i verdi sono i musical, l'azzurro è la musica, il rosso è la prosa per adulti e l'arancione è la prosa per bambini. Quindi, come negli anni precedenti, anche quest'anno il Teatro Guarnella ha cercato di accontentare e di andare verso tutti i gusti degli probabili spettatori. Inizia adesso la stagione, in realtà avete già avuto un antipasto, giusto? Abbiamo avuto un bruttissimo antipasto, purtroppo, perché dovevamo aprire sabato e domenica, sì, scorsa con Vagamondi il musical, ma come tutti penso sanno, una settimana prima è venuto a mancare all'improvviso Manuel Frattini, che era il menestrello che accompagnava in questo giro nel mondo, sì. Per cui chiaramente la compagnia non se l'è sentita di andare avanti, ma li avremo sicuramente con lo stesso spettacolo e con un sostituto, la parola è molto brutta però rende l'idea, il 20 e il 21 novembre da noi. E abbiamo aperto con un altro musical che in pochissimo tempo siamo riusciti a reperire. Si va avanti però, sì. Come si dice in questo caso, the show must go on, appunto. Purtroppo sì, purtroppo sì. Sabato prossimo si va in scena. Con il primo lavoro di prosa per adulti, Grasse Matinée, in scena ci sono due donne che si raccontano la loro vita in una maniera un po' particolare, e non spoilerò. Ma infatti io lascio la parola a te qui in qualità appunto di signor Teatro Guarnella, proprio, no? Per dirci invece quali sono gli altri spettacoli di cui vuoi raccontarci e parlarci. Ma per, noi insomma, abbiamo fare un po' il focus su abbiamo su che stagione. Portato qualche locandina, sì? Così è possibile che gli altri vedano. E il focus sostanzialmente è sempre una grossa fetta per bambini, quindi gli Aristogatti proprio quasi a Natale, il 22 dicembre, Il Principe Schiaccianoci, che è un lavoro prettamente natalizio e dedicato a bambini e adulti. Poi anche Lunatale, l'8 dicembre, sempre per bambini. Per gli adulti avremo Un ragazzo di campagna, che è tratto da Pasquale Festa Campanile. Uh-huh. Un classico, Il berretto a sonagli, che è chiaramente un classico portato in scena da una compagnia che ne ha fatto un'interpretazione abbastanza sua, diciamo.
Il 15 novembre invece i Promessi Sposi in parodia, questa è una cosa molto, molto carina che ci è piaciuta e abbiamo pensato di portarla in stagione. 15 dicembre? Sì. Non novembre, dicembre. Scusami, 15 dicembre. Sì, okay. Scusatemi. Sono i Promessi Sposi narrati e cantati con canzoni di oggi. Ah. Quindi è molto un po' attualizzato, se vogliamo, il discorso. E poi i due eventi del quale abbiamo parlato prima, appunto, il 15 novembre e il 1 dicembre, no, sì, 15 novembre il nostro canto libero e il 1 dicembre i migliori anni della nostra vita. Ricordiamo una cosa importante del Teatro Guanella, perché appunto potremmo dire perché stai parlando del Teatro Guanella e non di altri teatri, perché anche noi parliamo di molti teatri qua a Milano News, ma il Teatro Guanella, la cosa interessante è che quest'anno siamo arrivati alla stagione numero 3. Ciò non vuol dire che non avevano voglia di fare niente prima, che proprio hanno preso in realtà un teatro che prima appunto era chiuso, l'hanno completamente rimesso a nuovo, riaperto e soprattutto dato una stagione che possa proprio chiamare stagione con la S maiuscola, e tutto questo solo per amore per il teatro, perché ricordiamo che voi non siete professionisti del teatro, no. Lo fate tutto per volontariato, tutto su base volontaristica. Siete un bel gruppo, bello nutrito e numeroso, ma nonostante questo, nonostante siate, io dico sempre, senza offendere poi magari altri teatri, sotto la chiesa, nell'oratorio, non è il classico teatro dell'oratorio. Io so che sono un po' cattivello a volte di questa cosa, però, è vero. Perché davvero i nomi, e in questi tre anni l'abbiamo visto anche sempre di più, sono nomi di compagnie, invece signori compagnie che vengono a trovarvi e vengono a lavorare con voi. Certo, è la nostra tensione, diciamo mensile, quotidiana forse, la nostra tensione mensile è proprio di creare un teatro che vada verso la zona prima di tutto, e stiamo notando che ha già valicato i confini della zona per arrivare proprio alla città, quindi è un teatro che va bene per la famiglia, va bene per intenditori, va bene per concerti di nicchia. Un esempio che fuori stagione ma assolutamente importante: il 29 novembre avremo un gruppo, Le Rane Strane, che è un gruppo che è già venuto da noi, che in occasione del 40° di pubblicazione del disco dei Pink Floyd The Wall presenterà il loro lavoro, proprio immagini, canzoni sul stile progressive, e quindi anche qui è un discorso dedicato a persone che amano questo discorso, come pure la prosa, i bambini, eccetera eccetera. La nostra tensione è proprio quella, cercare di essere una presenza sul territorio. Beh, direi che ci siete riusciti in maniera grandiosa, perché davvero tantissime le serate che avete messo in cartellone. Esiste però anche un fuori cartellone, giusto? Sì, esiste un fuori cartellone che si può vedere tranquillamente sul sito, perché sennò diventa una cosa veramente molto, molto lunga, non vorrei tediare nessuno. La cosa che invece mi interessa raccontarvi, proprio perché il teatro va verso la popolazione, il territorio, le persone, in collaborazione con il Municipio 8 abbiamo preparato una rassegna di 6 spettacoli assolutamente vari, è già cominciata il 3 ottobre e finirà il 25 novembre, quindi lavori di prosa, un lavoro musicale molto sofisticato con strumenti d'epoca dell'Ottocento, wow. Qualcosa di come dire brillante, con La Cicogna si diverte, per concludere il 25 novembre, giorno del femminicidio, su un lavoro proprio sulle donne e la violenza nei confronti delle donne. Questo è stato preparato con compagnie che gravitano intorno al municipio, alla zona 8, sì, di Milano, 8. E con il municipio 8 che ci ha dato la possibilità di
fare e preparare questa prima rassegna teatrale. Questa prima rassegna teatrale ha ingresso gratuito. Ha totalmente ingresso gratuito, certo. È una cosa che insomma non dobbiamo andare mai a dare per scontato, perché insomma è interessante vedere come il municipio ha deciso di impegnarsi anche per riuscire a fare qualcosa che unisca e avvicini poi di più appunto il territorio e in questo caso il teatro del territorio, certo. Insomma, siete proprio lì dentro, non si trova comunque appunto questa rassegna teatrale, eccolo qui la piccola locandina, la rassegna teatrale del municipio 8, quindi insomma. E devo dire che, scusa se ti interrompo, devo dire che dal primo spettacolo al secondo abbiamo avuto un piccolo incremento anche di spettatori, cioè siamo partiti da un numero, al secondo ce n'era un altro, speriamo domani sera con questo atto unico, Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij, di avere ancora un altro pezzettino di pubblico che viene. Insomma, chissà che magari questo pubblico venga poi contaminato dal virus del teatro e quindi poi rimanga al Teatro Guanella anche nelle altre rappresentazioni che davvero, ripeto, l'abbiamo visto. Rivediamo Giudy, grazie mille per la regia di oggi, e volevo chiederti se mi fai vedere ancora tutta la rassegna teatrale di quest'anno. Eccola qua, vedete quanto si parte, appunto, si parte adesso e si finisce ad aprile. Sì. Come diciamo, guardate quanti colori diversi che sono proprio a significare tutto quello che fate, dalla prosa al concerto, al musical, al teatro per bambini. Voi quest'anno dove siete? Scappi Bob. Noi ci ricordiamo che dov'è il Teatro Guanella? Noi siamo. Il Teatro Guanella è in via Dupré 19. Ah, via Dupré 19 a Milano. Sì. E casualmente, se voi vedete all'interno del calendario, a un certo punto c'è una tale compagnia Dupré 19. Sarà un caso che si chiama come il teatro? No, non è un caso, è la compagnia che ha sede nel Teatro Guanella e quest'anno sta preparando un giardino di aranci fatto in casa di Neil Simon. Ecco, quest'anno che ruolo avrai? Zero, perché ho appena finito con la cicogna si diverte. Basta, niente, neanche la regia farai, no? Neanche niente, faccio il trovarobe, il factotum, il cuoco, faccio tutto. Perfetto, insomma è veramente bello questo del Teatro Guanella, che è fatto da persone a cui piace il teatro, sono appassionati di teatro, che lo fanno anche però, quindi insomma si mettono quasi sempre intorno alla seconda metà dell'anno, perché insomma hanno tanto da fare, quindi devono esercitare, ma poi si mettono anche in gioco e salgono sul proprio palco a raccontare storie fantastiche. Tutto questo davvero solo per amore per il teatro. Io non riesco a trovare altre parole se non grazie per quello che fate alla città di Milano. Grazie alla gente che ci segue. Io forse l'ho già detto una volta precedente, ma a me piace veramente immaginare il Teatro Guanella come un bimbo. L'abbiamo preso che era appena rinato, non nato, rinato. Adesso al terzo anno, quarto, perché c'è stata una mezza stagione non ufficiale, al quarto anno di funzionamento del Teatro Guanella questo bambino comincia a camminare, bisogna ancora tenerlo ogni tanto per mano, però come tutti i bambini vorrebbe correre e quindi crescere, andare verso la gente, farsi conoscere. Ecco, a me piace molto questa immagine del bimbo Teatro Guanella. Un bimbo che davvero faceva fatica quasi ad alzarsi da solo e invece adesso corre e cammina allegramente, quindi davvero complimenti papà Bob, allora, a questo punto. Ci sono tanti papà dietro di me. Complimenti a tutta questa famiglia allargata, allora, diciamo così, di genitori del Teatro Guanella, che davvero siete fantastici. Noi ci vediamo però al Teatro Guanella, noi proprio, io, Bob e tutti voi speriamo, il 17 novembre. Bob. 17 novembre, siamo contenti, felici e onorati di avere, mi ha pagato un caffè, quindi devo ricambiare questa cosa. No, adesso, a parte gli scherzi, siamo veramente contenti e onorati di avere ancora l'edizione del, non riesco mai a dirlo, Milano Storytelling Awards, terza edizione. E vi aspettiamo molto molto volentieri il 17 novembre. Il pomeriggio, si parte entro le 4 del pomeriggio, poi vi faremo avere tutte le varie indicazioni ancora meglio, facciamo 4 del pomeriggio così poi finiamo giusto in tempo per un aperitivo che potrebbe essere, che facciamo, adesso poi vedremo un attimo, ma
potrebbe esserci una bella sorpresa anche per chi viene, così che insomma ci troviamo poi insieme, anche perché insomma ogni volta finiamo, poi ognuno va, invece Se oh, sempre fuggi, fermiamo, ci fuggi. troviamo, ci facciamo due chiacchiere, che è proprio lo spirito appunto di Milano News e del teatro Gualella. Ci sarà anche il famoso premio Gualella, quindi insomma Sì. dovremmo, poi non ci dire a chi andrà, però No, insomma assolutamente. nel computo dei Milano Storytelling Awards c'è anche nei vari, sono 11 premi quest'anno, abbiamo compreso il premio Teatro Gualella, compreso il premio Gualella sono 11 premi quest'anno, abbiamo aumentato. Bob, io ti ringrazio tantissimo davvero per questa chiacchierata di oggi. La locandina la trovate sul sito del Teatro Gualella, che è, ricordiamolo. www.teatroguanellamilano.com. Perfetto, comunque trovate anche i link in questa diretta. Nel caso potete scrivere anche a noi, vi mettiamo in contatto con tutta l'organizzazione del Teatro Gualella. Grazie mille, Bob. Grazie a voi e speriamo di vederci presto in qualche evento. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo domani, come sempre, qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.